Lavastese vince il fotofinish per 0-1 contro un Coriaceo Atletico Porto Sant'Elpidio grazie a un rigore al minuto 89 di Martiniello che scatena le vibranti proteste dei locali. Dopo una prima fase di studio al 20° si rende pericolosa Lavastese, Mamona semina il panico, cross radente che non trova nessun compagno di squadra a rimorchio pronto a depositare in rete. La gara è contratta e priva di emozioni, con nessuna delle due compagini che riesce a trovare il varco giusto. Prova a scuotere i suoi De Angelis, parabola dalla grande distanza. L'estremo di casa, complice una deviazione, smanaccia con le punte delle dita in corner. Gli aragonesi crescono sul successivo angolo. Capitan Di Filippo si gira da attaccante aggiunto. Bravo Cavalieri a salvarsi in angolo. Nella ripresa mister D'Addario scuote i suoi inserendo Obodo per Martinez, miglior realizzatore biancorosso ma già ammonito al 55°. Altro pericolo di marca aragonese, Diarra a giro, bravissimo Cavalieri a smanacciare sempre il numero 8, va vicinissimo al vantaggio una manciata di minuti dopo. Bisturi, palo interno e la squadra del presidente Marini si salva per il rotto della cuffia. I blu cerchiati giocano di ripartenza e al 65° potrebbero rompere gli equilibri. Spagna riesce a sgraffignare una palla vagante a centrocampo. Il numero 9 però non viene assistito dai compagni e conclude alto sopra la porta difesa da Di Rienzo. Alla mezz'ora ancora i ragazzi di mister D'Addario vanno vicinissimi allo 0-1. Azione insistita in area di Prisco, terza, converge e conclude sulla ribattuta della difesa elpidiense, si avventa Obodo, contratto anche lui e poi Franzese in sforbiciata sul fondo. A un minuto dal termine dei 90 regolamentari arriva l'episodio che rompe gli equilibri. Su un'azione insistita in area il pallone danza pericolosamente ma viene salvato sulla linea da Bordi. Il primo assistente Yemi di Ravenna segnala un tocco malandrino del numero 7 in area e dopo un fitto colloquio con il direttore di gara Di Renzo di Bolzano viene assegnato un calcio di rigore ai biancorossi con conseguente rosso per Bordi precedentemente ammonito. Dal dischetto il neoentrato Martiniello rimane freddo e spiazza Cavalieri siglando lo 0-1. Nel finale non succede più nulla, Lavastese vince a fatica contro un Coriaceo Atletico Porto Sant'Elpidio e allunga la striscia positiva in classifica. Per i marchigiani beffa finale dopo una gara attenta e generosa. La nostra forza è questa e noi dobbiamo andare avanti in un percorso che avevamo già detto sulle altre interviste in questa maniera. Sappiamo anche le nostre difficoltà. Siamo ultimi, lo sappiamo, molto probabilmente siamo anche ultimi perché ce lo meritiamo. Però noi cerchiamo anche un po' di rispetto. Ci sono state qualche decisioni che secondo noi non sono state delle decisioni giuste. Se io vado ad ammonire un giocatore che fa un fallo a gioco fermo, non è una punizione. In qualche frangente non ci è piaciuto un po' il discorso della direzione arbitrale, non vorrei, perché noi magari siamo ultimi, allora questo è. Però noi comunque sia la sconfitta c'è, la sconfitta da un punto di vista del gioco anche meritata. Ha vinto anche altre squadre con non poca fatica e quindi vuol dire che questa squadra è viva e dà filo da torcere a tutti. Questa Lavastese però ha fatto un filotto importante di risultati positivi, si può pensare non solo a salvezza ma a qualcosa di più importante? Noi oggi giocavamo con il Porto Sant'Elpidio e abbiamo visto il Porto Sant'Elpidio. La prossima non so neanche con chi giochiamo, perché la prepariamo da dopo questa, perché noi abbiamo fatto 7 incontri in 21 giorni e quindi dobbiamo non fasciarci la testa, ma pensare sempre a quello che facciamo e poi pensare a quello dopo.